voglio dirvi solo tre cose, tre. Voglio parlare brevissimamente della città, delle competenze del poeta. Oggi parlare di Marghera e parlare della città contemporanea è parlare di una città non più, sì, c'è la città industriale, ma siamo in un periodo post-industriale. Dopo il 96 cambiò una cosa fondamentale, la società del Porto Marghera si ritirò, la società di gestione industriale che rispondeva al Ministero direttamente dell'Industria. E le cose cominciano a cambiare. L'ibridazione dell'industria con il commercio, col mercantile, col porto commerciale, che ricordo era a Marittima, si scaricavano i ferri, si scaricavano le granaglie, è stato demolito il mulino di Marittima, era lì, a due passi dalle case, fino al 96, sono 25 anni. La società industriale cambia la società col prossimo ciclo inflattivo, questo è durato 70 anni perché abbiamo avuto degli elementi che l'hanno portato lungo, la globalizzazione, l'Europa, nuovi strumenti di carattere finanziario a livello globale, che hanno portato lungo un ciclo, le distruzioni partire del prossimo ciclo faranno ripartire l'inflazione. Quando riparte l'inflazione bisogna essere pronti per una ibridazione piuttosto consistente tra il produttivo e il riproduttivo, la dico così, ma sostanzialmente le aree industriali si mescolano come in un novello medioevo quasi, si tornano a mescolare con le aree produttive, le aree residenziali. E questo è il primo punto che volevo segnalare in questo punto. Saluto dal meritato presidente del Centro Regionale di Studi Urbanistici, quale grazie ai miei colleghi sono. Il secondo punto è quello delle competenze. È colpa mia, è colpa tua, è colpa anche di Fabio Bau, che ha le competenze reali, ma non solo sulle acque, non solo parlando di Marghera, parlando di Marghera è stato un tema, oggi si stanno siglando importanti accordi, ma le competenze nel fare un restauro ti ritrovi a un certo punto che il terreno su cui hai edificato e che è stato valutato positivamente dal piano regolatore, tu sei in regola con tutto, vedi chioggia, è un terreno demaniale, ne succedono di tutti i colori in questo paese con le competenze, bisogna mettere un punto fermo sulle competenze a un certo punto, perché le competenze sono molto problematiche, spero che in questo convegno escano anche elementi utili in questo senso, non voglio dire di chiudere competenze perché sono persone molto più titolate di me a parlare. Ci sarebbe un'altra cosa, ma so che c'è un importante intervento in questo convegno che parlerà delle valenze del Porto Marghera e delle specificità e delle... Quando usciremo a rimirare le stelle, dopo il lungo processo di deflazione, io credo che del poeta il film sarà nuovamente la meraviglia. È Marino, questo non è Dante. Del poeta il film sarà la meraviglia perché il progettare è un gettarsi in avanti e deve essere illazione. Se non c'è una quantità di illazione nel progettare sufficiente a supportare i progetti che realmente si realizzano, la società diventa debole in questo. E nel momento inflattivo non hai modelli, non hai modelli urbanistici, non hai modelli architettonici, non hai stili, non hai nemmeno modelli economici per affrontare quel momento drammatico che è la ripartenza. Queste sono le tre cose che in questo breve saluto volevo dirvi e spero che si sviluppino in questo importante convegno su una cosa che fa tremare il corso di una ragione di Stato.